Il tour bergamasco di Roberto Maroni ha avuto inizio ad Alzano Lombardo, in Val Seriana, con la firma dell'accordo per il recupero delle celebri cartiere Pigna. Ecco allora una parte del suo intervento al municipio, proprio al municipio di Alzano. Sono qui per sottolineare l'importanza che la Regione dà iniziative come queste, non solo perché non ci abbiamo messo soldi pubblici e quindi si realizza un centro, un'iniziativa importante di valorizzazione del territorio, di recupero di aree industriali con il contributo pubblico-privato, contributo di idee e con l'impegno dei privati. Non solo per questo, ma perché questo può essere davvero un modello da realizzare qua con i contributi di tutti, le amministrazioni e i privati, è un modello poi da replicare. E proprio tutte queste cose sono ben riassunte, ben spiegate nel contratto che è stato firmato il 7 di marzo, contratto di recupero produttivo qui ad Alzano Lombardo. All'articolo 3, quando si descrive l'oggetto e le finalità di questo contratto di recupero: favorire il mantenimento nel territorio del comune di Alzano Lombardo dell'insediamento produttivo del cartiere Paolo Pigna S.p.A. interessato alla chiusura. Quindi una attenzione al territorio, a riprendere, valutare, rivalutare e riutilizzare aree industriali che altrimenti sarebbero state dismesse. Sostenere il rilancio aziendale delle cartiere attraverso una virtuosa riqualificazione funzionale delle aree dell'insediamento produttivo. Una virtuosa riqualificazione funzionale, che vuol dire non la prima cosa che viene, ma puntando sull'innovazione, puntando sul futuro, puntando su insediamenti compatibili con il contesto di questa realtà territoriale e compatibili con l'ambiente. Coniugare la riattivazione di queste attività produttive, leggo sempre nel contratto, con l'allocazione di azioni promozionali, formative, di sostegno alla nuova imprenditorialità. Ed è ciò che noi vogliamo fare con il programma integrato per la creazione di impresa. È un programma nuovo di Regione Lombardia che stiamo studiando, che sarà pronto per settembre. Serve a selezionare le nuove start-up e a mettere a disposizione di queste nuove start-up fatte da giovani le risorse che Regione Lombardia troverà, così come ha trovato quelle per credito in cassa, quelle per credito adesso, tutte misure a sostegno del mondo del lavoro. E infine, cosa non secondaria, utilizzare questo insediamento per valorizzare, leggo nel contratto, la funzionalità del sistema di trasporto pubblico su ferro, attivo sul territorio, su ferro, quale mezzo privilegiato di accessibilità all'insieme di funzioni previste nel comparto. Ecco, mi piace che in questo contratto, che non ho fatto io, 7 di marzo, sono stato proclamato il 18 di marzo, ma l'ho seguito perché le elezioni ci sono state prima, ci sia questa attenzione particolare. Noi vogliamo investire molto qua, come ho detto, vogliamo che questo diventi un centro di eccellenza e che serva come modello da utilizzare in tutte le realtà, e sono tante in Lombardia, che vivono una crisi industriale, come modello su come recuperare il tessuto industriale, rivitalizzarlo, rilanciarlo, ma guardando al futuro e non guardando al passato. Un ringraziamento ovviamente al sindaco Anelli, va bene, e a tutti coloro che hanno contribuito a questa realizzazione, e l'impegno mio personale della Regione a seguire lo sviluppo di questo di questa iniziativa, perché, ripeto, è un'iniziativa che rappresenta un'eccellenza in Regione Lombardia e non solo. Grazie.